tutto è partito da qui, dall'Appia Antica, da una di quelle ville immerse nel verde che rappresentavano il reame della mia bellissima favola. Ma davvero credete che racconterei mai la mia vita cominciando in questo modo? In stile c'era una volta? Ma va! Io sono Gaia Zucchi, la donna dalla vita mescolata, in continua evoluzione, la donna che non si ferma mai. E quanti avrebbero voluto fermarmi, soprattutto quando vivevo qui e organizzavo feste pazzesche che duravano tutta la notte, con me che arrivavo per ultima calandomi da un elicottero. E a quelle feste ci venivano tutti. Volete sapere chi si è divertito alle mie feste? Io non ve lo dico, ma un modo per saperlo c'è. Eh sì, perché quando io mi metto in testa una cosa la faccio. Vado fino in fondo, mi impegno e logoro la pazienza e la tolleranza di chi mi sta attorno, dei miei amici, parenti, vicini di casa, sconosciuti e di me stessa, finché non ho raggiunto il mio obiettivo, finché non mi sono stremata del tutto per vedere realizzata la mia idea, che quando la penso mi sembra l'idea più geniale mai venuta in mente ad anima viva, ma poi, quando la realizzo, subito me ne viene in mente un'altra e con i miei amici, parenti, vicini di casa, sconosciuti e con me stessa, ricomincio tutto da capo. Volete sapere che cos'è quest'idea? Io non ve lo dico, ma un modo per saperlo c'è. I miei ricordi si confondono con le trame dei film che ho interpretato e anche con quelli cui non ho partecipato, ma che avrei dovuto fare. I miei ricordi sono vivi nella mia testa, ma acquisiscono per chi li ascolta un'aura leggendaria. Sono ricordi veri? Sono ricordi falsi, esagerati, mitizzati dall'eco del tempo? Ma chi è sta matta? Uno potrebbe dire quando mi sente raccontarli. Eppure sono autentici, sono veri e adesso sono anche realtà. Volete conoscerli? Volete che ve ne racconti qualcuno? Io non ve lo dico, ma un modo per saperlo c'è. Anzi no, questa ve la devo dire, se no che l'ho realizzata a fare. Un modo per saperlo c'è. Leggermi. Nel pensiero? Beh, in un certo senso sì, perché il mio pensiero l'ho trasferito tra queste pagine. La vicina di Zeffirelli, il mio primo libro. Eh sì, perché sono stata la vicina del grande Franco Zeffirelli, ma anche della grandissima Gina Lollobrigida. E sono stata amica, e lo sono tuttora, di tantissimi altri personaggi, noti e meno noti. E in questo libro racconto... Volete sapere cosa racconto in questo libro? Io non ve lo dico, ma un modo per saperlo c'è. Ci vediamo in libreria.